Dunque, la cosa che mi ha molto incuriosita l'altro giorno, rileggendo il libro che ho scritto io, peraltro, sulla Madre dei Mondi, su Merla, la compagna di Aurobindo, lei dice che la materia è spirito, ma non ha raggiunto la sua piena evoluzione, appare ancora come materia. In realtà questa è la visione del Vedanta. Non esiste niente, quella che noi chiamiamo la realtà è puramente una forma. È una forma immersa in una dimensione più grande, che gli dèi vedono come vuoto, come vacuità, come... è il tutto. Cioè, la molteplicità è figlia dell'uno. Allora, noi la vediamo specificandola sotto forma di oggetti, le diamo dei nomi, ma in senso assoluto non esiste. E questo è quello che rende possibile, per esempio, le guarigioni impossibili, cosiddette, il trasferimento del pensiero, un certo tipo di collegamento con mondi che sembrano lontani e non lo sono affatto, perché sono soltanto livelli diversi. Attraverso il pensiero di Roll e attraverso la lunga esperienza della mia vita, attraverso il mio maestro, che era un Vedanta, appunto, un Advaita Vedanta, io ho veramente sentito che si lascia il corpo, ma è come lasciare una stanza e entrare in un'altra. L'altra stanza è piena di luce. Noi siamo qui, ma se noi, per esempio, in questo momento, siamo in quattro persone in questa stanza, chiudessimo gli occhi, possiamo abbandonare le nostre identificazioni personali, diceva Gustavo, e questo rende possibile la comunicazione. Solo che lui era in anticipo sul tempo, non poteva essere capito. Può capirlo solo una persona che ha fatto delle esperienze trascendenti, diciamo, che ha avuto modo attraverso qualche particolare, attraverso un contatto con un maestro, ma anche proprio sul piano profondo del proprio essere, che ha fatto delle esperienze particolari. Allora diventa facile, anzi diventa ovvio. E in un libro che mi ha regalato il mio maestro c'è proprio scritto: non c'è niente da capire, bisogna soltanto intendere ciò che è ovvio. Cioè, il pensiero razionale non ha niente a che fare con questa dimensione. Devi renderti soltanto disponibili. Ecco perché poi la grondaia versa quello che deve versare. La storia del karma è molto complicata, perché noi poi consideriamo un karma personale che riguardi quel destino. Ma se tu pensi che un grande violinista, per comprare un violino nuovo che non sia in produzione, deve andare in una foresta a scegliere un albero, l'albero giusto. Ma l'albero avrà avuto bisogno del sole e anche della luna, e poi un giorno avrà avuto bisogno di un falegname, e il falegname avrà avuto bisogno di una moglie che gli portasse la colazione, e la colazione avrà avuto bisogno di una capra che avesse fatto il latte. E questo in sanscrito si chiama Pratitya Samuppada. Far capire alla gente comune che esiste una dimensione diversa e che noi ci limitiamo, diciamo, a vivere in un recinto. Quando andiamo al di là del recinto, quando ci affidiamo alla parte sinistra del nostro cervello, allora il cervello versa nella destra, che è sempre quella di chi vuole comandare, di chi vuole passare all'azione, versa la sua saggezza. Questo rapporto tra i due cervelli è molto importante. I psichiatri lo sanno. Ma non è solo questione di psichiatri nel senso di malattia.
proprio, diciamo, dare alla persona la consapevolezza di come funziona. Questo non lo sanno fare nelle scuole. Io mi ricordo che con Gustavo ne parlavo sempre, perché lui mi prendeva un po' in giro, perché io praticavo già yoga. E lui, così, che non lo conosceva, temeva che fosse una cosa esoterica in senso vago. Invece per me era già una cosa molto seria. Io mi ricordo che lui si meravigliava che io, attraverso lo yoga, parlassi di trascendenza e parlassi di altro modo di sentire le cose o di sentire le persone. Io queste cose le ho viste fare anche da un grande maestro indiano, che poi non era indiano il mio maestro, in realtà la sua estrazione era cecoslovacca. Ma ho visto trattare delle persone così, diciamo, in astrale, non c'è bisogno di toccare, di fare niente, è un livello di comunicazione che non ha niente a che fare col concreto, è una vibrazione. L'esempio che ti ho fatto di quel Pratitya Samuppada è già, lo spiega già, perché tutto è connesso. Oggi sappiamo che quello che succede in America può essere sentito da me qui. Quando mia zia si è rotto un piede in California, io l'ho saputo. Non è che mi capiti tutti i giorni di sapere quello che succede di là. Però non c'è una distanza, la distanza, cioè il mondo dello spazio e del tempo come l'abbiamo conosciuto al tempo dei miei nonni, non esiste più, era un'ipotesi di lavoro, oggi ci sono altre ipotesi, probabilmente quella della quantistica non è neanche l'ultima, perché il mondo non ha finito di... Bisogna arrivare alla radice della propria anima per sapere. E guarda, io trovo così giusto che nella Bibbia si parli di sapere sapienziale, che non ha niente a che fare con quello che sai attraverso la cultura, attraverso la ragione. Ma quale ragione? È così stretta la ragione, è così insufficiente oggi. Ecco perché i grandi spiriti parlano di intuito. Sì, sono due strade parallele, però sono la stessa strada, perché non arrivi attraverso la ragione, ormai è un altro il binario del capire, del conoscere. Non è più possibile. Guarda che l'idea del tempo ha cominciato a sgretolarsi all'epoca dei Caldei. Però, siccome noi dobbiamo sempre adattare tutto all'uso quotidiano dei fini da raggiungere, siamo imprigionati in questa rete di fini da raggiungere e questi fini sono così poveri che non ci consentono di vedere il vero fine dell'evoluzione. Ecco perché a me piace Teilhard de Chardin e facciamo qui delle lezioni con questo signore speciale che dirige la rivista. Perché persino la biologia ti spiega che dobbiamo lasciare il passato e andare avanti. Bisogna affacciarsi a un mondo nuovo. L'abbandono del proprio limite, cioè riconoscere il proprio limite è molto importante. Ma vedi, una frase che diceva il mio maestro, che io trovo fondamentale: non giudicare, non paragonare, non mettere delle etichette sulle situazioni, cioè restare nell'apertura. Allora, restando nell'apertura succedono questi fenomeni. Forse anche delle paure, certo uno è sempre in difesa, ma è in difesa perché l'educazione l'ha condotta fino a un certo punto
all'interno di un mondo chiuso, di un mondo a poche dimensioni. Allora, un bambino, per esempio un ragazzo che cresca senza avere conosciuto la meditazione, ma io per meditazione intendo semplicemente il silenzio. Un ragazzo che vada a dormire alla sera dovrebbe staccare e sentire, realizzare il contatto del suo corpo con il lenzuolo e lasciare tutto quello che ha nella memoria. Allora qualcosa da fuori accade. Non sappiamo lasciare accadere. E poi queste difese ci procurano le malattie, perché paghiamo un prezzo molto alto. Per esempio il fatto che noi siamo abituati a preferire. Guarda a livello politico quello che ha prodotto, solo guerra. Perché tutti pensano di essere meglio dell'altro, e lì è l'errore del giudizio. Ecco, è la ripetizione delle abitudini, questo forma il carattere. Quando te ne rendi conto, fai un passo di fianco alle tue abitudini e sei sulla strada della libertà. Poi bisogna vedere, sai, perché poi il discorso dell'anima è molto pericoloso, perché dove ci sono tutte queste anime che se ne vanno da qualche parte, o c'è una coscienza unica nella quale tutti, una dimensione nella quale entrare, io non lo so perché non sono ancora stata di là. Anche perché io non mi sento di parlare di reincarnazione, non ho ricordi. Sarebbe di nuovo una cosa mentale. Certo che come ipotesi di lavoro è molto interessante, perché ci si potrebbero spiegare tante cose con la reincarnazione. E poi perché effettivamente è difficile che basti una vita, per esempio, per diventare veramente realizzati o santi o chiamalo come vuoi. Ma è un'ipotesi. Io mi ricordo di aver fatto questa domanda a Klein, quando gli ho detto: ma lei pensa che alla fine della mia vita io avrò capito? E lui mi ha detto, quante foglie ha sul vostro albero? Quante foglie ci sono sul suo albero? Quando saranno tutte cadute? Ma quella non era una missione di reincarnazione. Era, come io l'ho sentita, un lasciar cadere tutte le ipotesi fasulle che possiamo fare con la nostra intelligenza, perché la nostra intelligenza è una cara cosa che abbiamo, ma non intelligente.